Sto riflettendo sulla questione, su tutto quello che è stato fatto in ogni passaggio e la miscela. Di tutto quello che abbiamo provato e cambiato, una sola cosa è rimasta inalterata. Cosa? L'ovulo è sempre stato inserito nell'utero della femmina terrestre. E se fosse questo l'unico ostacolo rimasto? In verità a cosa ti riferisci? Sto parlando del grembo che dà la vita. Mi riferisco a chi nutre l'ovulo fecondato e lo porta alla nascita. Forse è necessario che sia un utero Anunnaki, a nostra immagine e somiglianza. Sagge sono le tue parole, fratello mio. Forse la miscela giusta è già stata impiantata nell'utero sbagliato. Dov'è dunque la femmina fra le Anunnaki che offrirà il proprio utero per creare il lavoratore primitivo perfetto o per portare in grembo un mostro? Lascia che lo chieda ad Amkina, la mia sposa. Facciamola venire alla casa della vita per esporre la questione. No! Io ho preparato le miscele. A me tocca la ricompensa e il rischio. Sarò io a mettere a disposizione il grembo di un Anunnaki per affrontare il fato nel bene o nel male. Così sia.